salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Gesù mio, la tua venuta su questa terra è stata meravigliosa. Meravigliosa perché eri pronto a soffrire come soffrono gli uomini. Non sei stato risparmiato dalle croci, ma sei sempre stato pronto a lenire la sofferenza altrui, a togliere le loro croci, a sanare e consolare. Adesso è giunta un'ora particolare. Si è avvicinato il tuo calvario personale, si è avvicinata la morte che non potrai sfuggire. Non voglio sonnecchiare né dormire, ma rimanere con te. Vorrei, o Gesù, che la mia preghiera portasse conforto nei fratelli e nelle sorelle che soffrono. Vorrei che tu portassi loro la gioia e la fortezza e fondi su di noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e avvicinarci a te. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Dall'enciclica Veritatis Splendor. La fede è una verità da vivere, è una decisione che impegna tutta l'esistenza, è incontro, dialogo, comunione d'amore e di vita del credente con Gesù Cristo, via, verità e vita. Comporta un atto di confidenza e di abbandono a Cristo, e ci dona di vivere come Lui ha vissuto, ossia nel più grande amore a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi. Nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Dall'enciclica Veritatis Splendor, Cristo rivela anzitutto che il riconoscimento onesto e aperto della verità è condizione di autentica libertà. È la verità che rende liberi davanti al potere e dà la forza del martirio. Così è di Gesù davanti a Pilato. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero doloroso contempliamo Gesù è coronato e condannato a morte. Dall'enciclica Veritatis Splendor. Gesù rivela inoltre con la sua stessa esistenza e non solo con le parole che la libertà si realizza nell'amore, cioè nel dono di sé. Lui che dice nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, va incontro liberamente alla passione e nella sua obbedienza al Padre sulla croce dà la vita per tutti gli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Dall'enciclica Veritatis Splendor. Cristo crocifisso rivela il senso autentico della libertà, lo vive in pienezza nel dono totale di sé e chiama i discepoli a prendere parte alla sua stessa libertà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi. Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Dall'enciclica Veritatis Splendor. Gesù, dunque, è la sintesi viva e personale della perfetta libertà nell'obbedienza totale alla volontà di Dio. La sua carne crocifissa è la piena rivelazione del vincolo indissolubile tra libertà e verità. Così come la sua risurrezione da morte è l'esaltazione suprema della fecondità e della forza salvifica di una libertà vissuta nella verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, o gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi.
fortezza inespugnabile. Prega per noi. Santuario della divina presenza. Prega per noi. Arca dell'alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Rifugio dei peccatori. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Regina degli angeli. Prega per noi. Regina dei patriarchi. Prega per noi. Regina dei profeti. Prega per noi. Regina degli apostoli. Prega per noi. Regina dei martiri. Prega per noi. Regina dei confessori della fede. Prega per noi. Regina delle vergini. Prega per noi. Regina di tutti i santi. Prega per noi. Regina concepita senza peccato. Prega per noi. Regina assunta in cielo. Prega per noi. Regina del Santo Rosario. Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siano resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave. Ave Maria. È il tormento per l'epidemia del coronavirus.
non vogliamo dimenticare nessuno. O Padre, aiutaci a comprendere il mistero di amore che è racchiuso nella croce del tuo Figlio Gesù, l'amato e ucciso, il vivente che si è sacrificato per noi. Mentre siamo smarriti per il dolore di tanti fratelli, per il calvario dei medici e degli infermieri, per l'ansia di tante famiglie, noi guardiamo per chi la sta portando ancora più pesante. Pensiamo ai tanti malati contagiati che sono in agonia senza poter essere assistiti dai loro familiari. Pensiamo all'inquietudine dei malati terminali. Invochiamo su tutti lo Spirito Santo, sia Lui a dare conforto. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono Pilato. Quello che ha sigillato la condanna di Gesù decisa dai capi del popolo. È vero, sono stato vigliacco. Per paura ho preferito la condanna di un innocente. Per non avere altri fastidi ho ceduto alle pressioni di una folla manipolata. Per evitare le malelingue che mi avrebbero subito denunciato, sono divenuto complice di un delitto. Mia moglie mi aveva avvisato di un brutto sogno, di stare alla larga e di non sporcarmi le mani. Però non essere troppo severo con me. Tu non scendi mai a mediazioni con la tua coscienza? Non ti accorgi come anche tu un po' alla volta ti adegui alle mode e al pensiero dominante? Per paura ti allinei a chi fa la voce grossa, per meschinità ti accompagni a chi fomenta pregiudizi e dà addosso a chi è già prostrato a terra. Diciamo insieme: perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore. Per quando abbiamo pensato che il dolore, la sofferenza degli altri non era affare nostro. Perdonaci, Signore. Per quando preferiamo i nostri interessi e restiamo indifferenti di fronte ai malati, ai poveri e ai sofferenti. Perdonaci, Signore. Per quando assecondiamo giudizi superficiali, tacciamo di fronte alle falsità, scegliamo i nostri comodi senza pensare ai più vulnerabili. Perdonaci, Signore. Improvvisamente come italiani ci sentiamo respinti dagli altri popoli, per quando non abbiamo capito l'umiliazione di chi era discriminato e guardato con sospetto. Perdonaci, Signore. Signore Gesù, abbiamo paura della verità. Essa ci compromette, ci obbliga a prendere posizioni scomode. Con l'aiuto dello Spirito chiediamo di essere fedeli alla nostra coscienza, di ben formarla allenandoci alle virtù e nell'ascolto della parola, per essere profeti nella carità,
attenti a chi è più debole. In questo momento di prova per l'Italia intera, donaci di essere cittadini responsabili, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono un soldato ed eseguo gli ordini. La vita è fatta di obbedienze. Abbiamo semplicemente obbedito e lo abbiamo caricato della croce. Però protestiamo la nostra innocenza. Non avevamo capito cosa stava succedendo. Prima tutti gli correvano dietro e poi tutti a gridargli contro, fino a preferire la liberazione di un mascalzone, Barabba. Non pensare di essere migliore di me. Non sei forse complice di questo sistema che sfrutta i paesi del terzo mondo? Non sei parte di un paese che vanta ampia evasione fiscale, che esporta armi e conclude affari sporchi con dittatori? E tutto questo gioco d'azzardo, macchinette, gratta e vinci, che affossa i più deboli? Ti sei forse ribellato a tutto questo? Sei stato subito attento alle disposizioni per evitare il contagio o sei stato superficiale come tanti? Diciamo insieme, sei tu la nostra forza, Signore. Sei tu la nostra forza, Signore. Donaci il coraggio di schierarci per un mondo più giusto anche attraverso i nostri comportamenti quotidiani. Sei tu la nostra forza, Signore. Donaci il coraggio di testimoniare l'attenzione a chi è debole, anziano, svantaggiato, disoccupato e di prendere adeguate politiche. Sei tu la nostra forza, Signore. Donaci il coraggio di essere coerenti anche quando siamo in minoranza. Sei tu la nostra forza, Signore. Signore Gesù, non ci rassegniamo a restare sudditi delle ideologie che schiacciano i poveri e i popoli. Non cediamo alla logica dello scontro infinito. Donaci di scegliere stili di vita che siano attenti alle persone fragili e deboli e alla tutela dell'ambiente, che è la nostra casa comune. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono un miracolato, uno di quelli che Gesù ha rialzato dalla polvere. Lui ha sanato lebbrosi, ciechi, paralitici. Io sono uno di loro. Mi ha ridato una nuova vita. Si è chinato su di me. Non ero migliore degli altri. Io però ho sperimentato l'assoluta gratuità del suo amore. Mi ha anche detto che la vera febbre, la vera malattia, la vera paralisi, il virus più contagioso e malefico è il peccato.
non peccare più, mi ha detto. Ora lo vedo lì, caduto a terra, lui così potente da vincere ogni sorta di male, ora è schiacciato. Unisciti a me, manteniamo viva la sua memoria, io e te. Noi tutti siamo i perdonati, gli amati, i salvati. Mentre lo contempliamo schiacciato dal peso della croce, comprendiamo il suo amore. Non è venuto per condannare, ma per salvare. Ripetiamo insieme: ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Perché anche se umiliato hai continuato ad amarci. Ti ringraziamo, Signore. Perché ancora prima del nostro pentimento tu ci hai perdonati. Ti ringraziamo, Signore. Perché continuamente ti prendi cura di noi. Ti ringraziamo, Signore. Signore Gesù, per la tua misericordia guariscimi dalla lebbra del peccato. Risana i miei occhi perché contemplino le tue meraviglie. Ridona vigore al mio cammino dietro di te. Risana il mio cuore perché possa amare i fratelli come li ami tu. E ora dona ristoro e sostegno a chi è in ospedale, in isolamento, in terapia intensiva. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono Maria, la madre di Gesù. Ho spiato tante volte questo figlio annunciato dall'angelo. In sé aveva un segreto, concepito per opera dello Spirito Santo. Lo guardavo con stupore, lo accompagnavo nei suoi passi con apprensione, e lui docile a lavorare, nascosto nella bottega di falegname. Poi è partito. Ogni figlio deve partire e lasciare i suoi. Ma Gesù è partito per una missione di misericordia che invece lo ha portato a caricarsi della croce. Come ogni madre che vede soffrire il proprio figlio, sono sconvolta. Unitevi al mio pianto, unitevi al mio dolore. Ripetiamo insieme: dona la tua grazia, Signore. Dona la tua grazia, Signore. A tutti i genitori che con dedizione accompagnano la crescita dei figli e che vivono l'inquietudine di questi giorni. Dona la tua grazia, Signore. A tutti i genitori che piangono per la morte di un loro figlio. Dona il tuo conforto, Signore. A tutti i genitori che faticano a comprendere le scelte dei loro figli. Dona la tua grazia, Signore. Signore Gesù, sostieni le responsabilità educative dei genitori. Come Maria sappiano restare accanto, ma anche promuovere il cammino autonomo dei figli, perché ciascuno sia aiutato a trovare la propria strada originale in risposta all'amore di Dio.
dona una grazia speciale ai genitori che hanno figli malati. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono un lavoratore africano della Cirenaica, una regione della Libia, una regione in guerra. Sono uno straniero, un immigrato. Mi hanno preso dopo una giornata di duro lavoro. Io l'ho aiutato a portare la croce. Per i lavori sporchi si prendono i più poveracci, è sempre stato così. Ma poi mi ha fatto compassione. Lo insultavano, lo deridevano, lo percuotevano. E un po' di quegli insulti sono caduti anche su di me. Mi ritrovo a pensarci, che strano effetto portare la croce insieme a Gesù. Ripetiamo insieme, aiutali, Signore, a portare la croce insieme a Te. Aiutali, Signore, a portare la croce insieme a Te. Per i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari, le forze di polizia. Aiutali, Signore, a portare la croce insieme a Te. Per i governanti chiamati a gravi responsabilità per il bene di tutto il Paese. Aiutali, Signore, a portare la croce insieme a Te. Per i giovani chiamati a scelte di vita impegnative, nel servizio ai fratelli, agli svantaggiati e alla Chiesa. Aiutali, Signore, a portare la croce insieme a Te. Signore Gesù, aiutaci a portare la nostra croce e a sostenere chi cade nel portare la propria. Cresca in noi il desiderio della condivisione e della solidarietà. Benedici e alimenta i desideri dei giovani in scelte di vite coraggiose, anche di consacrazione a Te, anche di servizio all'umanità debole. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Io, la Veronica, non ci sono nei Vangeli ufficiali. Mi trovate in quegli apocrifi. Sono quella guarita dall'emorragia. Mi sono messa a seguire Gesù, ma sulla via che porta al Golgota l'ho visto sanguinante. Mi sono accostata, ho condiviso il suo dolore, gli ho asciugato il volto. Mi hanno cambiato il nome. Sulla bocca di tutti sono diventata Veronica, vera icona, cioè vera immagine sacra di Lui. Perché quando si fa un gesto di pietà
ci si trova con un nome nuovo, con una identità nuova. Si diviene discepoli di Cristo, ci si ritrova ad essere a sua immagine. Ripetiamo insieme: donaci, Signore, un cuore docile. Donaci, Signore, un cuore docile. Appena finita la quarantena, vogliamo unirci ai tanti che con generosità fanno volontariato. Donaci, Signore, un cuore docile. Vogliamo vincere le facili giustificazioni che ci frenano dal collaborare in parrocchia. Donaci, Signore, un cuore docile. Vogliamo che il Vangelo e la carità trasfigurino la nostra vita, rendendoci immagine di Cristo per tutti coloro che abitano accanto a noi. Donaci, Signore, un cuore docile. Signore Gesù, saremo giudicati sull'amore. Guardiamo alla Tua tenerezza, alla Tua compassione, alla Tua misericordia, alla Tua capacità di perdonare. Donaci il coraggio di inventare modalità per spezzare la malinconia degli anziani. Vogliamo imparare da Te a sconfiggere la maledetta solitudine che ci fa ripiegare su noi stessi e a coltivare un cuore di veri fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor te canta ogni lingua ed ogni cuor. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono un fariseo. Mi sono sentito giudicato e condannato da Gesù. Eppure io sono un praticante, una persona per bene. Non sono come gli altri che vivono da corrotti. Ora lo vedo lì, caduto a terra. Viene anche a me da dargli una pedata, come viene da inveire contro i Rom, contro gli immigrati, i lazzaroni, i carcerati e le prostitute. Poi incrocio i suoi occhi che sprizzano pietà nei miei confronti. I suoi occhi di pietà, di misericordia, per me praticante, e mi interrogo. Ripetiamo insieme: Signore, accogli la nostra supplica. Signore, accogli la nostra supplica. Donaci, Signore, di convertirci al Vangelo. Questo tempo sia occasione per una maggiore intimità con Te. Signore, accogli la nostra supplica. Fa che riconosciamo i nostri peccati e ci impegniamo nella via della penitenza e della carità. Signore, accogli la nostra supplica. Aiutaci a passare dall'osservanza esteriore delle pratiche a una vita piena di misericordia. Signore, accogli la nostra supplica. In questo tempo in cui si è maggiormente in casa, dona alle coppie e alle famiglie di consolidare il loro amore, che ciascuno cerchi di rendere felici gli altri. Signore, accogli la nostra supplica. Signore Gesù, questa quaresima quarantena ci trovi decisi nel cammino della conversione personale e comunitaria, perché il Vangelo risplenda nei nostri pensieri
nelle nostre opere e nelle nostre relazioni. Donaci la pazienza e la comprensione per le insofferenze dei nostri familiari in questo strano tempo di rinunce e di croci. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lo avevamo sentito predicare sulle piazze. Non era come gli altri rabbì. Anche noi donne potevamo accostarlo, sederci ai suoi piedi e ascoltare la sua parola. Sembrava liberare anche per noi nuove possibilità. Il riconoscimento della nostra dignità femminile. Ma ora piangiamo su di lui con un misto di pietà e di amarezza. E invece lui cosa fa? Ci richiama alle nostre responsabilità di madri. Ci dice di piangere sui nostri figli, spesso frastornati e naufraghi nelle tempeste di questo mondo. Siamo segni autorevoli e autentici per i nostri figli? Ripetiamo insieme: Dio di misericordia, abbi pietà di noi. Dio di misericordia, pietà di noi. Per le mamme che soffrono per gli errori dei figli, e anche per noi peccatori. Dio di misericordia, abbi pietà di noi. Per tutte le donne illuse, maltrattate, picchiate, e per le nostre indifferenze colpevoli. Dio di misericordia, abbi pietà di noi. Per quando siamo confusi nei nostri sentimenti e viviamo un'affettività disordinata. Dio di misericordia, abbi pietà di noi. Signore Gesù, anche quando i nostri occhi sono velati dalle lacrime, aiutaci a portare la nostra testimonianza di solidarietà e competenza, come fanno in modo esemplare tante donne e tanti uomini che si dedicano a un lavoro di cura negli ospedali, nelle case di riposo, negli ambulatori, nei centri diurni. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono il passante distratto, tutto preso dai propri affari, dalle proprie incombenze. Quante cose mi assorbono e mi inaridiscono in una routine monotona. Anche la famiglia e il lavoro rischiano di non scaldarmi il cuore. Doveri da svolgere, risentimenti che riaffiorano. Poi la strada sbarrata. Passa un corteo rumoroso, spuntano i legni delle croci. E quel Gesù, caduto a terra, mi guarda,
come mi sono sentito guardato dagli occhi umili dell'anziano vicino di casa appena prima di andare all'ospizio. Gli occhi di chi è umiliato mi interrogano, mi scavano dentro. Ripetiamo insieme. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. In questo tempo, nel rispetto delle precauzioni sanitarie, donaci la fantasia della carità per far sentire il tuo conforto a chi è solo e chi è nel lutto. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Aiutaci a non giudicare chi è caduto, perché non sappiamo il peso della sua croce. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Aiutaci a restare accanto alle famiglie ferite, ai coniugi traditi, a quelli che stanno lottando per rialzarsi. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Signore Gesù, quante persone cadono sotto il peso della croce. In essi intravediamo il mistero del peccato, dell'intreccio scabroso di ingiustizie, invidie, debolezze umane. Donaci di fermarci per sperimentare la luminosa possibilità di incontrarti anche dentro la fragilità nostra e dei fratelli, tu che vive regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono Caifa, il sommo sacerdote che si è stracciato le vesti perché Gesù ha bestemmiato. Ora lui è umiliato e presto sarà ucciso. È sempre stato così e sarà sempre così. Meglio muoia lui che l'intero popolo. Come meglio che gli africani restino a casa loro ad ammazzarsi o le prostitute si vendano senza infastidirci. E se sono ragazzine portate qui con imbroglio, pazienza. Che possiamo farci? Insomma, con tutti i problemi che ci sono, pensiamo a garantirci noi e gli altri si arrangino. Quanti pensieri spontanei ci distanziano da quel Gesù spogliato. Sia la tua parola ad illuminare i nostri pensieri, progetti, decisioni. Ora alimenti in noi la determinazione al bene comune, anche a costo di sacrifici personali. Guidaci con la tua parola, Signore. Sia il nostro battesimo a qualificarci come figli di Dio e fratelli. Rendici attenti agli insegnamenti della Chiesa, Signore. Sia lo Spirito Santo a vincere la nostra grettezza e a condurci a una maggiore generosità. Donaci il tuo Spirito, Signore. Signore Gesù, non vogliamo adeguarci a chi fomenta paure, conflitti, egoismi. I problemi sono complessi. Ma come tuoi amati figli vogliamo portare nella società, nell'economia e nella politica la testimonianza del bene comune, con particolare riguardo per chi è oppresso e debole,
malato e disabile, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono un tuo apostolo. Mi hai chiamato. Sono stato con te per 3 anni. E ora da lontano ti guardo morire. Con te sognavo di cambiare il mondo e ora mi ritrovo a non capire chi sono. Forse questa è la mia prima missione, guardarti appeso alla croce, contemplarti come l'unica grande novità della storia. Dio è amore e nel suo Figlio si è rivelato come l'amore definitivo che neanche la cattiveria umana, i nostri abbandoni, le nostre fragilità possono scalfire. Se l'amore è pieno, duraturo, incondizionato, puro, e io piango perché non ti amo a sufficienza. Ripetiamo insieme, ti rendiamo grazie, Signore. Ti rendiamo grazie, Signore. Donami la forza di pregare di più e meglio. In questi giorni rallentati non abbiamo scuse. Ti rendiamo grazie, Signore. Donami di riconoscerti nei fratelli inchiodati nelle loro croci. Ti rendiamo grazie, Signore. Donami di sentirti accanto anche quando non ti vedo e la mia croce si fa pesante. Ti rendiamo grazie, Signore. Signore Gesù, ti contempliamo nei fratelli che portano le stimmate del loro dolore, ma anche del tuo amore. Dona conforto ai malati e a noi dona di essere trasfigurati nella vita nuova per la potenza della tua grazia, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono Giovanni, l'apostolo più giovane. Io mi sono fermato ai piedi della croce, accanto a Maria, e ho visto e rendo testimonianza. Sì, ci ha amati fino alla fine. Prima, durante la cena, si era cinto il grembiule, ci aveva lavato i piedi. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. E poi ci ha parlato del comandamento nuovo, del comandamento dell'amore, fino a dare la vita. E rendo testimonianza. Sì, è morto
perdonando e amando. E in quell'amore ci sono dentro io e ci sei dentro anche tu. Ripetiamo insieme. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Ogni nostra messa sia gioiosa esperienza di comunione con Dio e tra noi. Questo forzato digiuno eucaristico ci aiuti a riscoprire la bellezza della messa. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Con l'offerta di Cristo impariamo a mettere sull'altare la nostra vita come sacrificio vivente, santo e a Dio gradito. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Fede e vita, Eucaristia e quotidianità, preghiera e lavoro, Vangelo e famiglia siano in armonia. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Signore Gesù, siamo stati scelti come tuoi apostoli. Sentiamo la nostalgia di vivere l'Eucaristia come partecipazione al mistero pasquale, così da essere innestati nella vita trinitaria. Donaci di ritrovarci presto insieme, come comunità da te convocata, attorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e consegnato a Maria. Sono Nicodemo. Per vergogna e per paura ero andato da Gesù di notte. Poi lo avevo difeso nel Sinedrio e sono stato zittito. Ora mi ritrovo accanto a Maria, ai piedi della croce, attratto dal suo mistero di amore, sconvolto per la durezza del cuore che ha portato a gridare «Crocifiggilo!». Il mio cammino di fede è tormentato come quello di tanta gente. Quanta inquietudine nel mio cuore che è un campo di battaglia. Maria, tu che stringi Gesù deposto tra le tue braccia di madre, accompagnami nella via della fede. Ripetiamo insieme. Signore, tu sei vita e salvezza, accoglili nel tuo regno. Signore, tu sei vita e salvezza, accoglili nel tuo regno. Per i nostri fratelli che sono morti soli in ospedale, senza il conforto dei familiari. Signore, tu sei vita e salvezza, accoglili nel tuo regno. Per coloro che hanno sperimentato il tradimento, la solitudine e l'abbandono. Signore, tu sei vita e salvezza, accoglili nel tuo regno. Per coloro che hanno una ricerca di fede tormentata dai dubbi e sono stati scandalizzati dai nostri peccati. Signore, tu sei la vita e salvezza, accoglili nel tuo regno. Signore Gesù, alimenta in noi il desiderio di restarti vicino, come Maria, che ti ha tenuto tra le braccia. Rendici capaci di restare accanto alle ferite e al dolore di ogni fratello che è sul nostro cammino, che nessuno muoia disperato. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono il centurione romano, quello che ha presidiato tutto, e ora, dopo averlo visto morire in questo modo, lo ripeto ancora: davvero quest'uomo è il figlio di Dio. Ora lo attesto. È stato chiuso nel sepolcro di Giuseppe d'Arimatea, ma si può chiudere il figlio di Dio in una tomba? Se la morte vince, che senso ha la vita, il successo, l'impero? L'ho sentito perdonarci mentre lo appendavamo a quella croce. Ho udito la sua promessa di vita al ladrone. No, la morte non lo ha vinto. Ripetiamo insieme: Signore, io credo al tuo amore. Signore, io credo al tuo amore. Aiutami a ripeterlo ogni giorno, adesso è nell'ora della mia morte. Signore, io credo al tuo amore. Aiutami a testimoniarti a tutti coloro che sono nelle gabbie dell'egoismo, nella rassegnazione della divisione. Signore, io credo al tuo amore. Donaci la fantasia di accompagnare i nostri ragazzi e i nostri giovani nell'incontro con te, che anche questo strano tempo di famiglia sia occasione per vivere insieme la fede. Signore, io credo al tuo amore. Signore Gesù, tu sei ancora con noi e decidiamo di professare con la vita la nostra fede. Ci impegniamo a costruire relazioni di solidarietà vera, perché guardiamo al futuro con speranza e nell'attesa della tua piena manifestazione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onore ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Preghiera nel tempo della fragilità. O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza. Da te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana, vivendo l'esperienza di una nuova epidemia virale. Affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo,
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, perché tu, o Padre, sei l'autore della vita e con il tuo Figlio nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Come Gesù ci ha insegnato, sentendoci parte della grande famiglia di Dio, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Gesù, anche la nostra vita tante volte è una via crucis, ma noi crediamo nella Pasqua e con Maria custodiamo la tua parola. Continua a educarci alla nuova cultura dell'incontro, dell'ascolto reciproco, della paziente riconciliazione, perché nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro e tempo libero e nei nostri caseggiati possiamo insieme sperimentare la gioia del saperci amati da Dio. Ma soprattutto rendici più attenti ai malati, agli anziani, ai più vulnerabili. Che questa dura esperienza ci faccia diventare uomini e donne migliori, più conformi al Vangelo. Tu che viverai nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Abbiamo contemplato, Padre, la passione e la morte del tuo Figlio. Infondi in noi il coraggio della fede e della testimonianza generosa. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Amen. E ci doni la sua infinita misericordia, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome di Gesù andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ti saluto, croce santa, che portavi.